questo istante, quindi mi collego subito con Riccardo. E l'altro ospite, Riccardo Cristiano, è militante di certi diritti, e l'altro ospite è Giacomo Cellottini, segretario dell'associazione appunto Certi Diritti. Vediamo se Giacomo è in linea. Eccolo qui Giacomo, lo aggiungiamo anche lui, sperando che Giacomo abbia l'ultima versione di Skype. Riccardo, mi senti? Perfetto, Sì, già, sì, ti sento Roberto. Buonasera. favoriamo l'ingresso anche in video da parte di Riccardo, vediamo se Giacomo ci sente. Un attimo solo, Giacomo ci senti? Perfetto, Sì. Ok, alza un po' il tono della voce magari. Perfetto, alzo il volume anche. ti vediamo perfettamente, Giacomo. Come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie Roberto, ciao. Perfetto. Ciao Allora, Giacomo. io interverrò sul finire, seguirò la vostra trasmissione naturalmente. Interverrò sul finire, però, siccome so che vi siete fatti questa domanda, cioè quando è che Roberto si iscrive a certi diritti, io lo dico, visto che ero nella mailing list nel periodo in cui certi diritti si stava per costituire, quindi partecipai anche a quel processo, quindi ti preannuncio, tesoriere, la mia iscrizione alla nostra associazione, va bene? Grazie Adesso Roberto. lascio la conduzione a Riccardo, che sicuramente saprà come portare avanti il tutto. Ciao ragazzi, a dopo. Allora, Ciao. buonasera a tutti. Questa è la prima di una serie di puntate che affronteranno i temi dei diritti del mondo LGBTI in genere. Quest'oggi siamo in compagnia di Giacomo Cellottini, tesoriere dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Che saluto logicamente. Giacomo, adesso vorresti parlarci un po' delle attività che sono attualmente in corso dell'associazione, parlarci un pochino di cos'è l'Associazione Radicale Certi Diritti? Certo, possiamo definire l'Associazione Radicale Certi Diritti un'associazione per la liberazione sessuale e i diritti, perché in Italia la sessuofobia, l'ipocrisia, il si fa ma non si dice, producono degli inutili e dei dannosi proibizionismi, oltre che impedire il riconoscimento di determinati diritti. E quando noi usiamo la sigla LGBT e quindi quella di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, ci piace aggiungere la E di etero, prima di tutto perché tra i nostri iscritti appunto c'è un po' di tutto e ci sono anche gli eterosessuali, ma Vero. anche perché le nostre battaglie ovviamente riguardano anche i loro diritti, basta pensare al lavoro che abbiamo fatto sulla riforma del diritto di famiglia, che quindi contempla l'adozione per i single piuttosto che l'unione civili per gli eterosessuali che si possono solo sposare, ma anche perché battaglie come una legge contro l'omofobia e la transfobia o come il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sono battaglie che riguardano solo la popolazione LGBT, ma sono battaglie di tutti, anche perché l'uguaglianza dei diritti e la lotta alla violenza dovrebbe essere delle cose che riguardano tutti in un paese più civile, Quindi, cosa che diciamo, a carattere italiano, come siamo messi rispetto alla comunità economica europea? Cioè, come associazione, ci si pone in che termini? Visto che io penso che a livello di leggi siamo sicuramente arretrati, ma, in base all'ultima sentenza della Corte Costituzionale qualcosa sembra essere cambiato. Ce ne vuoi parlare? sì, allora, innanzitutto, visto che hai citato la sentenza della Corte Costituzionale, va detto che a quella sentenza che possiamo definire storica, la 138 del 2010 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, ci siamo arrivati grazie a una campagna che Certi Diritti ha lanciato nel 2008. Insieme all'Avvocatura per i diritti Rete Lenford. Questa sentenza ha riconosciuto la rilevanza costituzionale delle famiglie omosessuali e ha sollecitato il Parlamento a legiferare su questa materia. È proprio il totale immobilismo che abbiamo avuto appunto negli ultimi anni su queste tematiche che ci ha spinto e ci ha permesso appunto a seguire la strada europea. E
Per questo abbiamo presentato due ricorsi alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio per il riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Affermazione civile 2.0 però lavora su più fronti, infatti oltre a quello del riconoscimento del matrimonio c'è anche la richiesta di poter vedere riconosciuti, di poter trascrivere i matrimoni avvenuti Contratti all'estero all'estero, sì. in Italia e anche il riconoscimento di determinati diritti in Italia, ad esempio alla pensione di reversibilità. Penso che. Sì, scusa Giacomo se ti stavo interrompendo. Continuo, continuo. No, volevo solo dire che magari ogni tanto qualcuno ci chiede, ma cos'è che possiamo fare mentre aspettiamo e conduciamo questa battaglia per appunto arrivare all'uguaglianza dei diritti? E su questo possiamo dire che noi stiamo lavorando ad un volume a cura di Bruno De Filippis che vuole essere proprio una serie di consigli e di suggerimenti alle coppie su cosa possono fare appunto in attesa di vedere riconosciuti gli stessi Regolamentare. diritti delle famiglie eterosessuali. Io volevo farti un'altra domanda perché navigando sul sito dell'Associazione Certi Diritti possiamo notare che ci sono anche altri temi che tratta l'associazione, come quelli della prostituzione. Cioè è vista sotto un'altra ottica. Ci vuoi parlare anche magari delle altre associazioni, insomma, delle altre contaminazioni che noi facciamo, come quella anche delle persone trans? Sì, allora, noi fin dal congresso dell'anno scorso, del novembre 2010, abbiamo deciso di allargare il nostro raggio di azione, proprio perché uno dei problemi dell'Italia è proprio la sessuofobia di cui parlavo prima. E questo è la radice di molti altri problemi, ad esempio di questo proibizionismo sulla prostituzione che ad esempio ha portato a delle assurde, inutili ordinanze, basta pensare a quella del sindaco Alemanno che prevede la multa se una ragazza in minigonna cammina in determinate strade di Roma. E quindi noi siamo per una regolamentazione della prostituzione proprio perché lo consideriamo un lavoro come un altro e anche perché questo permetterebbe poi di combattere quella clandestina, quella illegale, la tratta de delle minorenni. Poi, come hai detto tu, seguiamo anche altre tematiche come ad esempio quella delle persone trans, proprio perché mentre in Europa abbiamo delle leggi che oggi permettono alle persone trans di cambiare il nome e il genere sui propri documenti anche senza Sì, esatto. l'operazione chirurgica, in Italia questo non è possibile. Anche perché loro, per loro è difficile per trovare lavoro, cioè nel frattempo sono costretti poi magari a, non lo so, a essere inglobati in un ambito di illegalità, cioè se una persona in quel momento sui documenti è un uomo e magari in realtà è una donna, penso che faccia anche più difficoltà a trovare lavoro. Difficoltà a trovare lavoro, continue umiliazioni, basta pensare quando una persona deve prendere ad esempio un aereo oppure viene fermata dai carabinieri e il carabiniere si trova davanti appunto a una persona che non corrisponde purtroppo a quella che c'è nel documento proprio perché questo la legge non lo rende possibile. Poi se vogliamo un attimo parlare dell'attualità, possiamo parlare appunto della legge contro l'omofobia e la Omofobia, sì. transfobia Certo. che doveva essere votata il 23 maggio scorso e invece sta slittando Esatto, continuamente. sì. Adesso sembra che siamo arrivati alla fine e si dovrebbe votare martedì 26 luglio dalle ore 15. Non ci aspettiamo nulla di buono. Anche perché, come successe per la legge
contro l'omofobia votata il 13 ottobre del 2009, anche questa sarà bocciata preventivamente, quindi senza neanche essere discussa, a causa delle pregiudiziali di costituzionalità presentate dai parlamentari del PDL, della Lega e dell'UDC, delle pregiudiziali pretestuose che umiliano totalmente le persone omosessuali e transessuali, perché ad esempio sostengono che l'orientamento sessuale sia una libera scelta o che l'orientamento sessuale è un concetto non determinato e quindi potrebbe addirittura contemplare la pedofilia. Noi, come certi diritti, abbiamo promosso un sit-in martedì scorso, quando era previsto appunto il voto alla Camera insieme a tutte le altre associazioni, non tanto per sostenere una legge che potrebbe essere ovviamente migliore, che anche se approvata non risolverebbe il problema dell'omofobia, perché noi crediamo che servano appunto campagne di comunicazione a scuola, nel lavoro, mentre questa legge prevede solo un aggravante per questo tipo di reati. Ma quello appunto contro cui siamo scesi in piazza sono queste pregiudiziali di costituzionalità che mettono di fatto i cittadini omosessuali e transessuali fuori dalla Costituzione, non degni di essere tutelati dal nostro Stato. Io volevo farti anche un'altra domanda, perché il 26 gennaio di quest'anno è stato assassinato in Uganda David Kato Kisule, che è iscritto poi all'associazione Radicali a Certi Diritti e che ha portato alla luce una situazione veramente allucinante nel suo paese di origine. Ci parli un po' di cosa accade in Uganda e soprattutto del fondo che è stato istituito alla memoria di David? Sì, allora, David è arrivato in Italia per la prima volta a novembre del 2010, sempre al nostro congresso, a cui lo abbiamo invitato proprio per denunciare la terribile situazione che le persone gay e lesbiche vivono in un paese come l'Uganda, proprio a causa sempre qui del fondamentalismo religioso, in questo caso che arriva dall'America e che ha portato ad una criminalizzazione dell'omosessualità fino ad arrivare quasi ad arrivare a una legge che contemplava la pena di morte per gli omosessuali. David, finito il nostro congresso, è voluto ritornare in Uganda per continuare la sua battaglia, anche se molti di noi avevano cercato di farlo desistere proprio per i gravi rischi che correva. Infatti il suo viso, i suoi dati, insieme a quelli di altri 99 esponenti della comunità LGBT, erano finiti sul giornale Rolling Stone. Con il titolo Impicchiamoli. Purtroppo il 26 gennaio del 2011 David è stato ucciso con diverse martellate alla testa. E fortunatamente per il momento questa legge è stata accantonata, ma ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia. E anche perché la terribile situazione, al di là della legge per le persone gay e lesbiche, continuano i soprusi, continuano le violenze e anche le uccisioni. Noi abbiamo lanciato questo fondo in sua memoria, insieme ad Arcigay e a un'altra associazione radicale, Non c'è pace senza giustizia, sia per sostenere un po' la comunità LGBT ugandese in questa battaglia, ma soprattutto per chiedere, sostenere un processo giusto sulla morte di David, perché poi molto spesso, come capita in queste situazioni, la verità e la memoria delle persone viene infangata. Adesso c'è chi sostiene che
David sia stato ucciso da una persona che egli stesso aveva adescato per chiedere del sesso in cambio di soldi. Noi sappiamo che non è così, abbiamo testimonianze, abbiamo prove, anche perché David era una persona povera che aveva addirittura, noi che l'abbiamo conosciuto, aveva addirittura un solo vestito che poi è quello che si è portato anche al nostro congresso e quindi grazie anche ai contatti che abbiamo con il suo avvocato Francis in Uganda cerchiamo appunto di avere un processo giusto ed equo. Io poi volevo farti anche un'altra domanda che penso che sia una cosa fondamentale. Spesso forse in Italia non si riesce a raggiungere uno scopo sulla legalizzazione del matrimonio, comunque il riconoscimento dei diritti, perché c'è un fondamentalismo religioso anche nel nostro paese. Come associazione radicale, quindi come radicali penso in genere, pensi che sia anche una questione di laicità dello Stato voler aggiungere all'ordinamento comunque voler vedere riconosciuti non lo so, dei diritti che poi alla fine sono insiti e magari anche assimilati dalla maggioranza delle persone, ma non da una certa classe politica, né di destra né di sinistra? Sicuramente la laicità delle istituzioni è un caposaldo per noi, ma in questo paese abbiamo dei forti problemi su questo aspetto. Noi abbiamo praticamente un Parlamento che è in ostaggio di una parte di deputati che sono totalmente genuflessi ai voleri della casta Vaticana e che sono completamente disinteressati nei confronti dei diritti dei cittadini e basta pensare quello che è successo neanche 2 settimane fa con l'approvazione della legge da parte della Camera sul testamento biologico, una legge totalmente assurda, liberticida, quella sì incostituzionale, non quella che condanna le violenze contro gay e lesbiche e una legge che sicuramente se venisse approvata ci allontanerebbe ancora di più dall'Europa. Poi volevo semplicemente sapere un po' le tue considerazioni su questo Europride appena trascorso, anche perché mi è sembrato di vedere una Roma in festa e non solo dal punto di vista delle persone LGBT, ma appunto di questa E, cioè a quell'Europride ha partecipato la gente comune. Forse è più la gente comune pronta ad accettare un cambiamento, che non magari i gay stessi? Alle volte le persone sono gli stessi gay a ghettizzarsi e a non voler far parte dell'associazionismo. Magari sono alle volte proprio gli etero a voler vedere un cambiamento. Dobbiamo cercare negli etero il cambiamento alla fine e non nei gay? Ma sicuramente io posso dire per quello che vedo, per quello che vivo, che siamo di fronte ad un momento di grande cambiamento. Questo è stato testimoniato anche dall'oltre milione di persone che ha partecipato all'Europride e come hai detto tu non c'erano solo gay, lesbiche e transessuali, ma c'erano anche molti eterosessuali insieme a noi. E questo significa che i cittadini italiani hanno capito anche l'importanza di sostenere determinate battaglie, sicuramente un volere che poi appunto non rispecchia il lavoro che viene fatto nelle sedi istituzionali dal governo, dal Parlamento. Però secondo me la strada ormai l'abbiamo intrapresa, è iniziata e arriveremo anche noi come New York che proprio stasera inizia a celebrare i primi matrimoni gay. E proprio sul matrimonio gay, secondo me, inizia ad esserci un consenso più ampio
penso ad esempio agli interventi che non più di 15 giorni fa ha fatto ad esempio Daria Bignardi dalle pagine di Vanity Fair, poi riprese dal marito Luca Sovri sul post.it o Alessandro Capriccioli dalle pagine dell'Unità, e che un po' chiedevano anche alla sinistra di darsi una svegliata, al Partito Democratico, di iniziare a prendere una posizione, non continuare a tergiversare e a giocare a ribasso. Sicuramente noi questo ce l'abbiamo molto chiaro, l'obiettivo ormai non è più avere una leggina, basta fare un passettino alla volta, perché questo negli ultimi 10 anni non ha portato a nulla. Per noi adesso l'obiettivo è quello del matrimonio, è quello dell'uguaglianza dei diritti, e su questa strada procederemo insieme a molti altri, perché dal 2008, in cui siamo stati i primi a pronunciare questa parola in Italia, oggi il matrimonio fa parte degli obiettivi dell'Arcigay, che è la più grande associazione LGBT nazionale, ma anche è ormai obiettivo di tante altre persone, associazioni e realtà. Come si può far parte, diciamo, dell'Associazione Certi Diritti e partecipare attivamente alla vita dell'Associazione Certi Diritti? Di questo Iscrivendosi. non abbiamo ancora parlato. Noi l'associazione ha oltre 220 iscritti, che per me, per noi, o almeno per me che sono il tesoriere, è un numero ancora troppo basso per i grandi obiettivi che abbiamo di fronte, anche perché sono obiettivi che richiedono sia un sostegno economico, ma anche proprio di risorse umane. L'associazione Radicale Certi Diritti vede tra gli iscritti, a partire dalla presidente Rita Bernardini, l'onorevole dei Radicali, ma Mina Welby, Emma Bonino, Luciana Ciao, Littizzetto, Iva Scalfarotto, Marilisa D'Amico e Marco Cappato, neo consiglieri comunali di Milano, e tutta un'altra serie di persone. Però, come ti dicevo, siamo ancora troppo pochi, e anche perché per un'associazione come la nostra, che non riceve finanziamenti pubblici, ma vive solo dell'autofinanziamento dei propri iscritti. Per iscriversi basta andare sul nostro sito, ci sono diverse modalità, c'è PayPal, c'è il bonifico bancario, e a breve sarà possibile farlo anche tramite bollettino postale. E speriamo appunto nei prossimi mesi di continuare a crescere, perché è di questo che abbiamo bisogno, non solo noi, ma anche appunto le battaglie che stiamo portando avanti. Per questo allo scorso congresso abbiamo anche modificato lo statuto per adeguarlo per entrare a far parte del Partito Radicale Transnazionale, proprio perché la nostra associazione, come abbiamo detto prima, non ha una dimensione solo italiana, ma cerca di andare oltre. Basta pensare al lavoro che insieme ad altre ONG cerchiamo di fare in Uganda, come in altri paesi, sui diritti umani. Noi abbiamo iscritti che ci aiutano dal Parlamento europeo, abbiamo dei membri all'intergruppo LGBT al Parlamento europeo, facciamo parte Ottavio Liga, Marzocchi, giusto? il nostro ottavio, esatto, e appunto facciamo parte del Liga, ma anche perché noi sappiamo che la strada da seguire ormai per il riconoscimento dei nostri diritti è l'Europa, solo l'Europa ci potrà appunto portare in questa nuova fase di
riconoscimento dei diritti proprio perché, come dicevamo prima, questo Parlamento è immobile, quindi non è bloccato, e per questo noi abbiamo deciso di seguire un'altra strada. Quindi praticamente come lo slogan dell'ultimo congresso, siamo alla fine cittadini in Europa ma fantasmi in Italia. Cioè, questa è la situazione un po' delle coppie di fatto che vivono sul territorio italiano. Dovremmo, diciamo, rivolgerci tutti insieme all'Europa a fare qualcosa di popolare, cioè una rivolta, come lo disse qualche anno fa. Marco Pannella dei Radicali, ci vorrebbe una rivolta non violenta che facesse prendere atto a tutte le coppie, a tutte le persone di avere dei diritti, ma decidere di difenderli. Uno di questi credo sia quello di fare associazionismo con le associazioni come la Certi Diritti che si battono quotidianamente e volontaristicamente per quello che è un diritto fondamentale, quello di esistere, quello di veder riconosciuti i diritti fondamentali come l'articolo 3 della Costituzione. Se ne parla poco, soprattutto qui al sud. Io per esempio che vivo in Calabria vedo realtà molto differenti da quella magari romana o di altre città. Penso che molti calabresi, ma anche molte persone del, non so, del Casertano, della Campania, potrebbero decidere di aderire all'Associazione Certi Diritti anche per vedere una cellula nel sud, qualcosa di nuovo che parta anche dal sud, visto che bene o male i condizionamenti ce ne sono tanti, però da te, dal nord, vediamo sempre qualcosa di positivo. Dovremmo svegliarci anche noi del sud e decidere di fare delle iscrizioni di massa per manifestare la nostra solidarietà all'associazione e quindi cercare di continuare ad andare avanti. Io volevo chiederti anche un'altra cosa a tal proposito. Pensi che sia necessario che, non lo so, anche le associazioni decidano magari di iscriversi alla Certi Diritti? Ad esempio, non lo so, le associazioni radicali in sé potrebbero decidere di iscriversi come associazione e quindi aiutarci ad aderire, magari non singolarmente, ma come associazione. Pensi che sia importante collaborare con le altre associazioni che possano darci una mano? Sicuramente, nel senso che, come disse Marco Cappato in un intervento il 12 maggio 2007 durante Coraggio Laico, quando poi di fatto nacque la conferenza per la riforma del diritto di famiglia, che ha portato a quella proposta di riforma che poi abbiamo fatto insieme a associazioni, ad esperti, a giuristi, lui disse: non possiamo, da soli non arriveremo mai da nessuna parte. Se i gay lottano per i diritti dei gay, le donne per i diritti delle donne, i padri separati, dobbiamo lottare tutti insieme, dobbiamo creare qualcosa tutti insieme, perché altrimenti non arriviamo da nessuna parte. È proprio questo lo spirito che poi ci ha portato a lavorare appunto a quella proposta di riforma complessiva del diritto di famiglia, che anche lì dal 1975 che non viene aggiornato, mentre oggi la società italiana è molto più avanti appunto di quelle leggi lì. Caro Giacomo, il nostro tempo sembra terminato perché vedo il timer che è giunto alla fine, quindi io ti saluto. Saluto Giacomo Cellottini, appunto tesoriere dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Certo che magari in un'altra puntata potremo affrontare altri temi e sapere soprattutto se questi iscritti sono aumentati, se magari dopo questa trasmissione qualcuno decida di iscriversi e di aiutarci a portare alta la bandiera dei diritti, perché come molte associazioni italiane, sì, facciamo parte della galassia delle associazioni LGBT, ma come poche io credo che ci basiamo sul diritto, perché è proprio un diritto, quello dell'affettività, quella dell'esistenza come coppia e soprattutto come esseri umani. E non riguarda solo le persone gay, ma riguarda le prostitute, riguarda le persone transessuali, riguarda anche le persone disabili, riguarda le persone detenute nelle carceri.
riguarda tutti, perché la battaglia di legalità è, come diceva appunto Marco Pannella, una battaglia appunto per debellare questa peste italiana che purtroppo è a tutti i livelli. Io ringrazio ancora Giacomo Cellottini e ringrazio TV Radicale. Buonasera. Ecco, grazie Riccardo, grazie Giacomo. Ciao. Ciao Giacomo, ciao Riccardo, bellissima Ciao Roberto. trasmissione. Allora iscriviti, Roberto, ce l'hai promesso, Assolutamente lo quindi. faccio domani mattina via PayPal. Volevo Va dire una bene. cosa, volevo Uno in più. ricordare a Giacomo che da domani sarà disponibile su YouTube, sul nostro sito, questa registrazione, quindi ne potrete fare l'uso che vorrete anche per far girare su Facebook, proprio per far conoscere Sito ancora. che comunque non abbiamo detto, www.certidiritti.it. Esatto, il cui webmaster è il grande Giovanni che saluto in questo Giovanni momento. Bastianelli. Esatto, Giovanni Bastianelli che saluto in questo momento, mio carissimo amico. Un saluto a Giacomo Cellottini, un saluto a Riccardo Cristiano. Ecco, torniamo nello studio di Lecce e salutiamo e chiudiamo la comunicazione con loro. Ci